Oggi siamo con parte dello staff delle Creazioni 0% per parlare dello spettacolo Il Rapimento, della regia di Paolo Mellucci, che andrà in scena dal 29 febbraio al 3 marzo al Teatro Petrolini. Quindi adesso vi presentiamo Christian Calabrese, l'autore che ha scritto i dialoghi, insomma la storia, e Roberto Fiorillo invece fa parte appunto dello staff dietro le quinte, se così possiamo dire. Dunque, per prima cosa, Christian, ti chiederei di parlarci di questo rapimento. Allora, come suggerisce il titolo, Il Rapimento parla appunto di un rapimento. Quindi si consuma questo rapimento da parte di tre criminali di mezza tacca che cercano più che altro di sbarcare il lunario. Ma se la storia, se il plot è semplice, lo svolgimento della storia non lo è affatto, perché partiamo dallo spunto di un rapimento per parlare di molte cose, per parlare della situazione sociale che sta vivendo il paese, per parlare anche della difficoltà nel trovare lavoro, la difficoltà dei giovani di trovare una collocazione in questo mondo. Quindi ecco, tocchiamo tanti argomenti con il pretesto sempre della risata, perché gli spettacoli che facciamo sono sempre comici, fanno ridere, ma ci piace pensare che facciamo ridere parlando di cose importanti, insomma. E tu, Christian, non sei alla tua prima opera, no. Questa infatti, se non sbaglio, è la seconda, giusto? No. In teoria, se facciamo un conto in generale, questa è l'undicesima o dodicesima. Addirittura, allora sì. Io ho detto la seconda perché ne ho viste due. Sì, esatto, ecco, perché tu hai visto quella precedente. Due. E avevo la curiosità, no? Visto che tu sei quello che scrive sì. La storia e i dialoghi. E innanzitutto, come avviene questo percorso di scrittura? E poi il finale, sempre quello, no? Che poi suscita l'applauso, chiude, no? L'opera. E ce lo hai prima in testa? Come avviene? Raccontaci. Allora, e nello specifico, ogni volta che io scrivo qualcosa parto da un'idea, che può essere anche un'idea minima, e poi la sviluppo. Quello che mi piace dire e che mi piace pensare, perché poi in realtà è davvero così, è che la storia si scrive da sola, nel senso, io metto in campo dei personaggi, cerco di dargli anche una sorta di tridimensionalità, quindi di renderli reali, e all'interno di questa storia li faccio muovere. Nel farli muovere, ovviamente, perché la scrittura di un testo non è mai una cosa di uno o due giorni, quindi nel farli muovere loro è come se prendessero quasi una vita propria, quindi molto spesso sono loro che decidono l'andamento della storia e anche il finale. Quindi non di rado mi capita che ho in testa un finale, poi però lo svolgimento della storia mi porta da tutt'altra parte. Si può, insomma, cambiare anche sì. Verso la fine. Nello specifico, Il Rapimento fa parte di un cortometraggio che scrissi molti, molti, molti anni fa, intitolato La Banconota, che praticamente trattava di questa banconota che girava di persona in persona, e ogni volta che andava da un nuovo proprietario noi seguivamo le vicende di questa persona. E uno degli spezzoni che c'era era appunto questo, inerente a un rapimento, e quindi, diciamo, ho estrapolato questo pezzo dal cortometraggio, l'ho reso omogeneo, l'ho ingrandito, e da lì è nato lo spettacolo teatrale che spero verrete a vedere a febbraio al Teatro Petrolini. Certo, e invece Roberto, per quanto riguarda il tuo lavoro, no? Perché è anche interessante sapere, insomma, come si svolgono anche il dietro, come si svolge il dietro le quinte. Qual è la cosa che tu trovi più soddisfacente e qual è la cosa per cui trovi maggiore difficoltà? La difficoltà è quasi totale, perché nel complesso incastrare le cose per una produzione che sembra molto facile, vista nelle ultime due ore, ora di teatro, è un'impresa, è un qualcosa che va dal misticismo dell'incastro cosmico al calcolo matematico dei costi. È brutto da dire così, però in realtà alla fine la soddisfazione è quella che si ha a teatro quando le persone sono contente, c'è afflusso, e stranamente, per quanto il periodo non sia felicissimo, con le sue di commedia c'è afflusso. Speriamo che continui ad essere così. Speriamo. Però non mi posso lamentare di come vadano le cose, anzi, penso che se l'afflusso sarà quello che è stato negli anni scorsi, andrà anche migliorando, se possibile. Il riavvicinamento al teatro, almeno nei piccoli teatri, non dico nei teatri più grandi, quelli alla portata un po' di tutti, potrebbe essere vantaggioso, ma vantaggioso per le persone che ne escono serene, più leggere, e anche con quel minimo di messaggio sociale che, come al solito, esce fuori, per fortuna, già che oggi se ne vede molto poco. Sì. Oh,
Un'altra domanda, o per te se volete anche per entrambi, che riguarda il momento che sta vivendo il teatro e se voi foste assessore alla cultura, per esempio, no? Quali sono le prime cose che fareste? Cosa ci vorrebbe secondo voi? Allora, la prima e la fondamentale sarebbe portare il teatro nelle scuole, perché il teatro non è solo una forma di intrattenimento, è una forma artistica e come tutte le forme artistiche andrebbe comunque divulgata, ma soprattutto promulgata, quindi dovrebbe essercene di più e soprattutto a partire dalle scuole. Il momento del teatro che stiamo vivendo in Italia sembra brutto, in realtà per molti versi lo è. Però per altri versi non è così, perché nel teatro, soprattutto quello amatoriale, diciamo che è quello con cui ci interfacciamo più di solito, insomma, ci sono attori, registi, direttori di scena, cioè ci sono persone estremamente preparate che paradossalmente fanno questo lavoro molto meglio, perché lo fanno più che per un tornaconto economico, per una sorta di passione, e quando c'è la passione le cose inevitabilmente riescono meglio, quindi c'è tanta gente in gamba che però ha bisogno di far sentire la propria voce. Ecco, forse quello che manca in Italia è far sentire la voce degli artisti, almeno di un certo tipo di artisti. A questo vorrei aggiungere una cosa, che il teatro tra i giovani, che sembra qualcosa di veramente lontano da quello che potrebbe essere la realtà, lo è molto di meno, perché ho l'esperienza anch'io con mia figlia, ma ne ho visti tanti di genitori che lo pagano come dopo scuola, lo pagano a 50 euro per quanto possa essere più o meno, dipende dai teatri e dai corsi, in vari posti a Roma, ma ha un fattore che non è solo artistico ma anche curativo. Nel senso che di quell'insieme di ragazzi che oggi non sono, mettiamola così, non gagliardi e forti, ma duri come dovevamo esserlo noi prima, il teatro riesce ad aiutare e a far esprimere quelle persone che si sentono in difficoltà, cioè tocca delle cose che neanche tanto latentemente vanno verso il bullismo, i problemi scolastici, l'espressione dell'io, tanto per le ragazze quanto per i ragazzi. E secondo me più formativo di questo non ci può essere nessuno sport. Grazie. Assolutamente, sono d'accordo sul fatto che insomma sarebbe bello che ci fosse più spesso nelle scuole, perché qualcuno lo fa, però sempre troppo poco forse. E per concludere, Christian, il tuo precedente spettacolo, mi ricordo, io ci sono stata, aveva riempito completamente tutti i giorni le sale, quindi ci auguriamo che lo faccia anche questo. E intanto, scusa, ne approfitto per dire che non prenotate di domenica, perché è già tutto esaurito. Ecco, quindi domenica, ecco, saltiamo. E poi ti volevo chiedere, la più grande soddisfazione che hai avuto, perché mi a parte diciamo il fatto che fossero piene le sale, ma è stata anche perché mi sembra di aver letto delle recensioni anche di attori famosi, no? Sì, oddio, è venuto, ci ha diciamo omaggiato con la sua presenza Massimo Lopez allo scorso spettacolo, che è rimasto anche favorevolmente colpito appunto dallo spettacolo, e questo ovviamente da un punto di vista, come dire, prettamente egocentrico non può che farmi piacere. Però ecco, è un lavoro di cui non voglio prendermi tutto il merito, perché ora ci siamo solo io e Roberto, in realtà le creazioni 0% hanno anche altre persone all'interno come Giulia Cavatassi o Fabio Bonessi, che ci segue sempre i video, diciamo è il nostro direttore della fotografia per quando facciamo tutto ciò che concerne i video, perché quello che noi stiamo cercando di fare fondamentalmente è di fare un discorso artistico a 360 gradi che non riguarda solo il teatro ma che riguarda molte altre cose. Noi in cantiere abbiamo un gioco da tavolo che dovrebbe uscire a breve, abbiamo ovviamente altri spettacoli, abbiamo una web serie in lavorazione, abbiamo nuovi libri anche da proporre, quindi diciamo cerchiamo di muoverci in più direzioni, ecco, questa è la cosa principale. Bene, quindi salutiamo tutto lo staff, gli attori che fanno parte di questo spettacolo, lo ricordiamo e vi invitiamo a venire al Teatro Petrolini a Roma dal 29 febbraio al 3 marzo, Il rapimento di Paolo Mellucci, e grazie per questa chiacchierata e come dico sempre io, alla prossima. Ciao e grazie. Ciao, a tutti. Grazie a te.